Benvenuti oggi perché secondo me è un appuntamento che stiamo cercando di rendere il più regolare possibile collaborando con l'università, il CSMT, e perché secondo me è un appuntamento di altissimo valore, cioè probabilmente uno dei valori più alti espressi dall'università e quindi veicolarlo secondo me è importante. Quindi al di là dei alti contenuti che verranno espressi oggi e degli argomenti che verranno trattati oggi, secondo me è anche importante in prospettiva capire quali sono le possibilità che il percorso di PhD può dare sia alle persone che anche alle aziende che possono considerare sulla scorta di quanto vedranno oggi di attivare un percorso di questo tipo in collaborazione con l'università e quindi di trovare risultati e contenuti di ricerca di altissimo livello e quindi formare delle persone che poi potranno portare il valore sviluppato all'interno dell'azienda. Questo è sicuramente un ragionamento da fare in prospettiva, forse egoistico dal punto di vista dell'azienda, ma sicuramente valido e che deve essere considerato, secondo noi. Ecco, e gli appuntamenti poi si svolgeranno con una certa regolarità e quindi questa è una vetrina che noi vogliamo portare avanti e quindi basta, volevo fare solo questa brevissima introduzione. Questa è la mission del CSMT, quindi cercare di veicolare queste esperienze, questi contenuti, quindi trasferimento tecnologico, trasferimento di esperienze dall'università alle aziende, dalle aziende all'università. Quindi siamo ben contenti di riuscire a svolgere questo compito anche con queste iniziative. Però le mie parole non sono una parte interessante, non siamo qua per sentirmi me oggi, quindi prego, buon lavoro e buona giornata. Grazie Gabriele, no, le tue parole sono molto interessanti, almeno spero così, per me lo è di sicuro. Volevo dire qualcosa anch'io prima di far cominciare le presentazioni delle parole più importanti, effettivamente quelle dei dottorandi che ci raccontano l'attività che hanno svolto in questi ultimi 3 anni, previsto che incomincino alle 4:15, quindi magari iniziamo qualche minuto prima, però comunque qualche parola volevo dirla perché quello che ha detto Gabriele secondo me è fondamentale, insomma, perché alla fine riuscire a fare questo trasferimento passa anche forse come prima cosa attraverso il conoscersi e quindi creando delle occasioni per conoscersi si può partire, si può incominciare a parlare una lingua comune e quello che Gabriele ha definito egoismo, io lo definirei intelligenza, nel senso che se uno sta nel quadrante in cui trova un vantaggio per sé e fa del bene agli altri, è nel quadrante perfetto dell'intelligenza. È proprio le combinazioni di win-win sono quelle che stanno nel quadrante migliore del piano. Poi mi è necessario e mi è piacevole ringraziare Gabriele che le interazioni con lui sono piacevoli e questo PhD Talent Day alla sua seconda edizione è un'edizione che sarà anche più grande della precedente perché altri dottorati si stanno aggiungendo e alla fine magari se riusciamo a fare una cosa ancora più grande che coinvolge un IBS, tanto meglio. Gabriele e anche Laura Treccani, anche le interazioni con lei sono utilissime anche, ma non solo in questo contesto. E poi ovviamente un ringraziamento speciale va a Licia e a Linda, che senza di loro questa giornata non si potrebbe fare. Alla fine il lavoro che fanno con precisione e puntualità è quello che rende possibile queste cose. E infine mi sono trovato benissimo e ho trovato spesso risonanza nelle cose che come coordinatore pro tempore del dottorato sto facendo con il presidente del CSMT, Riccardo Trichilo, che ha riconosciuto immediatamente la potenzialità di eventi come questo, ma non solo questo evento come lo stiamo facendo oggi, ma tanti altri che portano appunto ad avere occasioni di incontro e penso sia il modo migliore per fare contaminazione in senso buono, insomma, quello di incontrarsi, raccontarsi le cose che si stanno facendo. Alla fine, poi attraverso le modalità che stiamo usando, non è nemmeno tanto invasivo, insomma, uno stacca alle 4, dalle 4 alle 6 e poi ricomincia alle 6 a fare quello che stava facendo prima e ha avuto una panoramica sulle attività
che tre persone intelligenti, capaci e seguite, speriamo, spesso è così, tranne quando, insomma, se spesso è così, seguite da persone capaci e intelligenti, hanno potuto fare in 3 anni. Quest'anno oggi, 10 febbraio 2021, abbiamo tre di questi dottori che parleranno, e uno è Marco Abatangelo, il primo che parlerà. Poi il secondo che parlerà è un dottorato, il dottorando è Mesai Adisugima. Il dottorato è un dottorato in cotutela. Dunque, questo dottorato in cotutela significa che cosa? Significa che Gima, lo studente, ha svolto parte del suo lavoro presso l'Università di Brescia, nel DRI, il dottorato di ricerca in ingegneria dell'informazione, e parte del suo lavoro in un'altra università. In questo caso si tratta di un'università straniera, è l'Università di Limoges in Francia, con la quale abbiamo storicamente da tanto tempo delle attività in comune. E mio piacere, oltre che dovere in questo momento, ringraziare i professori dell'Università di Limoges per questa opportunità di avere questo lavoro svolto. No, non è il primo caso, forse la terza volta che abbiamo un dottorato in cotutela con l'Università di Limoges, la quarta addirittura. Vabbè, un saluto, con tutta l'amicizia che ci lega al professor Alessandro Tonello, che forse è anche presente e che ha collaborato nella formazione e nel lavoro assieme a Mesai Adisugima. E infine l'ultimo dottorando che parlerà è Andrea Tognazzi, e avremo 25 minuti in cui parlano i dottorandi, 25, 30, non siamo fiscalissimi su questo fronte, e poi domande o alla fine di questi 25-30 o alla fine, o in qualsiasi, sì, o alla, direi lasciamoli parlare 25 minuti e poi domande, oppure passiamo al successivo ed eventualmente domande alla fine. E dunque, alla fine il ringraziamento più grosso evidentemente va ad Abatangelo, Tognazzi e Gima, che sono qui a raccontarci i risultati di fatica di 3 anni. Spero, la fatica può essere di due tipi, a volte ci si diverte faticando e spero che sia di questo tipo, e quindi lo vedremo anche dalla faccia con cui ci parleranno, se si stanno divertendo o no. Spero che sia così, è parte dello stare nel quadrante intelligente, riuscire a fare cose che, se possibile, ci divertano. Ecco. Dunque, chiuderei qua e darei la parola ai veri protagonisti, e quindi cominciando da Marco Abatangelo, se puoi provare a condividere il tuo schermo. E dunque Marco ci presenta il suo lavoro, che ha svolto all'interno del DRI, avendo come tutor, la figura del tutor è la figura della persona che segue il dottorando nel corso del suo lavoro, la professoressa Elisabetta Comini e il professor Giorgio Sberveglieri. E prego Marco, questa mezz'ora è tutta tua. Grazie per l'introduzione, buon pomeriggio a tutti. Oggi vi parlerò della mia attività durante i 3 anni di dottorato. In questa presentazione parlerò in particolar modo di array di sensori di gas chimici a metalli semiconduttori, MOX è l'acronimo inglese, l'interpretazione dei dati ottenuti da questi sensori e poi vi mostrerò tre applicazioni pratiche che sono state fatte durante questi 3 anni. L'attività principale del mio dottorato è stata l'applicazione in campo alimentare e in campo ambientale di array di sensori di gas. Questi tipi di dispositivi sono conosciuti anche come nasi elettronici e in particolare quello che ho utilizzato io è quello che si vede nella figura a destra. Il suo nome è Small Sensor System, il suo acronimo è S3 ed è pro stato prodotto in collaborazione tra Nano Sensor System, una startup nata all'Università di Brescia e il Sensor Laboratory dell'Università di Brescia. Il mio lavoro principale è stato quello di analizzare i dati raccolti con questi sensori, quindi fare della statistica univariata, multivariata e l'applicazione di algoritmi di machine learning. I principali campi di applicazione, come detto, sono stati due, quello ambientale e quello alimentare.
Nel campo alimentare si possono dividere tre settori principali, quello degli elettrodomestici smart, di cui vi presenterò un'applicazione per quanto riguarda i forni industriali. Il secondo è quello dell'industria 4.0 e in questo caso vi parlerò del controllo di qualità dei vasetti di marmellate per un'azienda che produce appunto marmellate e confetture. E infine il controllo qualità su diversi alimenti e nello specifico vi presenterò l'esempio in questo caso del parmigiano reggiano. Quindi il dispositivo verde è l'S3, ovvero il naso elettronico, che sostanzialmente è composto da tre parti diverse e tutte fondamentali. La prima parte è la componente pneumatica che permette il trasferimento dei composti volatili organici o VOC in inglese dal campione da analizzare alla camera dove sono contenuti i sensori, le schede elettroniche per acquisire, trasmettere i dati e sincronizzare il naso con l'autocampionatore. Infine il core del dispositivo è la camera dei sensori che può ospitare fino a 10 differenti ossidi metallici, sensori ad ossidi metallici, ed è una camera che è isolata dall'ambiente esterno in modo da evitare qualsiasi tipo di influenza non desiderata e analizzare esattamente solo l'aroma, i composti volatili del campione sotto esame. Una volta che i dati sono stati acquisiti, vengono mandati attraverso un protocollo di comunicazione al server di Nasis e sul server i dati vengono immagazzinati, è possibile visualizzare le risposte dei sensori e fare dell'analisi dei dati. I risultati di queste analisi poi possono essere comunicati in maniera veramente user-friendly, perché possono essere inviati o attraverso un'email, o attraverso un SMS, oppure l'utente può connettersi in maniera locale al server, al portale web, e controllare i dati personalmente. I sensori che sono stati utilizzati sono quelli che vedete nella figura in basso e il sensore vero e proprio è il quadratino di 1 mm per 1 mm ed è composto da ossidi metallici, e mentre tutto il resto è supporto per tenere il sensore alzato e per scaldarlo alla corretta temperatura di lavoro. Questi, infatti, essendo dei sensori chimici, hanno bisogno di elevate temperature per poter reagire con i composti volatili e dare un segnale. E le temperature sono in generale comprese tra i 300 gradi e i 450 gradi. E variando la temperatura, ogni sensore avrà una sensibilità diversa verso diverse classi di composti. Come potete vedere nell'immagine a destra, ci sono due tipiche risposte dei sensori. Il segnale di uscita che andiamo a prelevare è una resistenza elettrica. Quindi, per alcuni tipi di sensori, come quello in alto, quando arrivano i composti volatili la resistenza diminuisce, per alcuni altri, quando arrivano i composti volatili la resistenza aumenta. È necessario poi che tra una misura e l'altra il sensore recuperi le condizioni originali e quindi viene fatta flussare dell'aria ambiente filtrata in modo da pulire la superficie del sensore da delle molecole residue e recuperare quella che viene chiamata baseline. Una volta che per ogni sensore sono state acquisite le misure, si genera un pattern relativo al campione sotto analisi. Il passo successivo è far imparare alla macchina, quindi al sistema, questo pattern in modo da associarlo alla rispettiva classe. Questo tipo di apprendimento viene chiamato apprendimento automatico, o in inglese machine learning, e esistono due tipi di approcci, un approccio unsupervised e un approccio supervised. Nell'approccio unsupervised l'algoritmo non viene fornito alla classe di appartenenza dei campioni analizzati, mentre in quello supervised viene fornita la classe di appartenenza. Una volta che si hanno tutti i dati, prima di procedere all'utilizzo dell'algoritmo di machine learning, bisogna fare degli step di pre-processing sul segnale, quindi eventualmente andare a rimpiazzare alcuni valori che possono essere mancanti, rimuovere il rumore e normalizzare i dati, quindi vuol dire dividere tutti i punti del segnale per il primo valore acquisito in modo che tutti i segnali partano dal valore di 1 e in questo modo si normalizza appunto il segnale e si combatte quello che può essere il drift del sensore nell'arco degli anni. Poi dai segnali possono essere ricavati diversi tipi di parametri come la variazione del percentuale della resistenza, l'integrale del segnale, quindi l'area sotto la curva, o il tempo di caduta, e questi parametri possono essere utilizzati come input per la classificazione.
applicazione che vi farò vedere oggi è la cottura automatica. La cottura automatica è un tipo di ricerca che è iniziata a partire dagli anni 80 del secolo scorso. L'obiettivo di questo tipo di ricerche è costruire dei sistemi che siano in grado di andare ad individuare il grado di cottura degli alimenti in modo automatico, appunto, e per far questo sono stati sviluppati alcuni sistemi che mettiamo in correlazione la cottura con l'umidità oppure con alcuni agenti riducenti, come ad esempio gli alcoli. Lo scopo di questa ricerca invece è stato l'applicazione di un array di sensori chimici di gas per andare ad individuare automaticamente sia la tipologia che la quantità di cibo inserito all'interno del forno, sia ad individuare il momento in cui un prodotto può essere considerato cotto. Per far ciò, un array di sensori è stato montato sulla parte interiore del pannello anteriore di un forno e i sensori sono stati protetti da una retina metallica in modo che, bucata, in modo che i composti volatili potessero arrivare alla superficie del sensore, ma si impedisse che residui alimentari arrivassero sulla superficie dei sensori danneggiandoli. I sensori poi sono stati collegati elettronicamente, ma le componenti elettroniche sono state sistemate al di fuori del forno per evitare che venissero danneggiate dalle alte temperature. Il primo step è stato quello del riconoscimento della tipologia del cibo e della quantità. Per far questo si sono considerati tre tipi di cibi diversi, brioche, baguette e pizzette, ognuno cotto alla sua temperatura e tempo caratteristico. E per ogni tipo di cibo sono stati effettuati due tipi di test, quindi a pieno carico, ovvero utilizzando 5 teglie all'interno del forno, e a metà carico, utilizzando una sola teglia. Quello che ci aspettavamo come segnale dei sensori fosse una curva che durante la fase di misura partisse da 1 e iniziasse a decrescere. Invece ci siamo ritrovati questi segnali, come si può vedere dall'immagine a destra, in cui ci sono delle sovraelongazioni, delle sottoelongazioni che alterano l'andamento del segnale. Queste elongazioni sono dovute all'effetto della ventola che ogni 2 minuti rallentava ed invertiva il moto di rotazione. Quindi questo tipo di applicazione ha richiesto uno step ulteriore di pre-processing. Quindi, in questo segnale è stato considerato come segnale buono quello compreso tra 2 picchi successivi e nell'intervallo centrale, quindi quello più piatto, è stato calcolato un valore medio di resistenza che è stato utilizzato poi per tutta l'analisi successiva. In questo caso è stata utilizzata una PCA. La PCA sta per analisi delle componenti principali ed è una tecnica che permette di visualizzare come si raggruppano i dati. Molto banalmente, gruppi punti vicini nel grafico vogliono dire che i campioni sono molto simili tra di loro, punti lontani significa che i campioni sono molto diversi tra di loro. Come possiamo vedere dalla PCA relativa all'intervallo 1 in alto a sinistra, già a partire da entro i primi 2 minuti della cottura, la sistema era in grado di riconoscere la differenza tra brioche, baguette e pizzette. Inoltre, mano a mano che la cottura andava avanti, si può vedere che nel caso delle baguette, il sistema cominciava a essere in grado di riconoscere anche la differente quantità di baguette presente all'interno del forno. Il secondo step è stato invece il riconoscimento del grado di cottura. Questi test sono stati fatti eseguiti solamente con baguette, variando tempi e temperature di cottura, e alla fine del test è stato dato un giudizio umano sensoriale al grado di cottura dell'alimento. Quindi l'alimento poteva essere crudo, cotto, ben cotto o molto cotto al limite del bruciato. Anche in questo caso i dati sono stati analizzati attraverso una PCA. Come si può vedere, i punti neri rappresentano i campioni crudi, quelli verdi i campioni cotti, i gialli ben cotti, i rossi quelli molto cotti, quasi bruciati. La cosa importante è che comunque c'era una buona separazione tra il crudo e tutto quello invece che poteva essere considerato cotto e ancora mangiabile. C'era solo una piccola sovrapposizione tra il molto cotto e il ben cotto. Per quantificare però le performance del sistema si è utilizzato un algoritmo che si chiama KNN, in cui ogni campione viene assegnato ad una classe che è la classe maggiormente presente tra i campioni a lui vicini.
E andando a guardare le percentuali di corretta classificazione in tabella, si può vedere che il 94,6% dei campioni crudi è stato correttamente riconosciuto come crudo e anche quelli molto cotti sono stati riconosciuti correttamente al 95,6%. In conclusione, in questo tipo di applicazione sono stati realizzati due obiettivi, quindi quello di discriminare la tipologia del cibo in maniera automatica nei primi 2 minuti e quello di quantificare, solo in un caso, quello delle baguette, anche la quantità di prodotto che è stato inserito all'interno del forno. Il secondo obiettivo invece è stato il riconoscimento del grado di cottura, quindi la messa in correlazione tra la risposta dei sensori e quello che è l'analisi sensoriale che può fare un essere umano, quindi del proprio gusto, del proprio olfatto. Il secondo tipo di applicazione è invece stata fatta in collaborazione con la Mens & Gasser, un'azienda che produce confetture e marmellate, e il CNR, l'Istituto dell'IBPR del CNR. Questo è stato uno studio preliminare per una futura applicazione di array di sensori direttamente sulla linea di produzione dell'azienda. Questo tipo di attività rientra un po' nell'ambito dell'Industria 4.0. Con l'Industria 4.0 è un concetto nato recentemente che sta ad indicare l'utilizzo di nuove tecnologie adatte al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla creazione di nuovi modelli di business e al miglioramento comunque dell'efficienza produttiva. Però affinché si possa parlare di Industria 4.0 sono richieste alcune caratteristiche, come ad esempio l'integrazione orizzontale e verticale, quindi la comunicazione dei dati tra tutti gli attori del processo produttivo, il cloud, quindi la presenza di infrastrutture cloud per immagazzinare i dati e per fare cloud computing, quindi analisi dei dati, e la sicurezza informatica. In quest'ottica si inserisce il dispositivo dell'S3 perché è in grado di comunicare attraverso il proprio server, quindi attraverso una comunicazione internet, i dati che ha raccolto e ricevere comandi attraverso internet sempre dal suo portale specifico. L'obiettivo di questa applicazione è stata quella di andare ad individuare contaminazioni precoci all'interno dei vasetti di marmellata e riconoscere diversi tipi di frutti e di ricette che sono stati forniti dall'azienda. Per quanto riguarda il setup sperimentale, delle vial di vetro da 20 ml sono state riempite con 10 grammi di confettura e poi i campioni sono stati condizionati per 15 minuti a 30 gradi e poi lo spazio di test è stato analizzato per 5 minuti. I frutti che sono stati forniti sono 4: albicocca, fragola, ciliegia e ribes nero, e per ogni frutto sono state fornite diversi tipi di ricette. Il primo passo è stato quello di riconoscere la ricetta fissando il frutto. Con ricetta intendo non solo il frutto che era all'interno del vasetto, ma anche tutti gli altri componenti che vengono aggiunti normalmente per fare una marmellata, una confettura. Quindi la quantità di zucchero o il tipo di zucchero e tutti gli altri stabilizzanti alimentari. Per quanto riguarda quindi il riconoscimento della ricetta a parità di frutto, mostro qui i risultati ottenuti con ad esempio l'albicocca. Come si può vedere dalle figure a sinistra, i sensori che mostrano le risposte dei sensori per le misure fatte con albicocca e le 5 ricette disponibili. Si può vedere che per ogni ricetta si ha una variazione caratteristica della resistenza del sensore. E quindi utilizzando questo parametro, appunto la variazione della resistenza del sensore, si è pensato di costruire un classificatore che fosse in grado di riconoscere le diverse ricette dell'albicocca. I risultati sono mostrati nel grafico in basso. Questo grafico è una LDA, quindi una Linear Discriminant Analysis, che è come la PCA, ma in questo caso all'algoritmo viene fornita anche la classe del campione, in modo da trovare la separazione migliore tra le classi. E come si può vedere, il sistema dei sensori riesce a riconoscere e distinguere le varie classi. Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per il caso inverso, quindi fissata la ricetta, vogliamo vedere se i sensori fossero in grado di riconoscere il frutto. In questo caso, è stata utilizzata una ricetta light, quindi con basso contenuto di zucchero. E i 4 gusti che sono stati analizzati sono stati ciliegia, albicocca, fragola e ribes nero.
E come si vede anche qui nella figura dell'LDA in basso, i quattro gruppi di frutti sono abbastanza ben separati tra di loro. L'ultimo step di questa applicazione è stata la ricerca delle contaminazioni, soprattutto da parte delle muffe. Le muffe possono crescere all'interno dei vasetti perché possono essere presenti delle spore che non vengono completamente uccise dalle alte temperature durante la fase di cottura e quando il vasetto non è sigillato ermeticamente iniziano a svilupparsi. Sono state fatte diverse prove con prodotti contaminati, qui sono presentati due esempi, e a destra c'è quello con il mirtillo rosso, in cui si può vedere una distinta separazione tra il gruppo della confettura standard e il gruppo della confettura contaminata. A sinistra c'è lo stesso tipo di analisi fatta però con le ciliegie. E in questo caso, oltre a vedere la distinzione tra lo standard e il contaminato, si può vedere come i sensori siano in grado anche di seguire le diverse fasi dello sviluppo della muffa ai diversi giorni di contaminazione, fino al giorno 10. Quindi, in conclusione, per questo tipo di applicazione siamo stati in grado di riconoscere le ricette e i gusti di frutta utilizzando l'array dei sensori. E inoltre siamo stati in grado di andare a riconoscere in maniera precoce la presenza di muffe e il loro sviluppo dal T0, quindi dal giorno 0 al giorno 10. Il terzo tipo di applicazione rientra nell'ambito del controllo qualità alimentare e riguarda il parmigiano reggiano grattugiato. Il parmigiano reggiano grattugiato è uno dei prodotti italiani più famosi e conosciuti nel mondo e anche più apprezzato ed è un prodotto DOP, quindi per essere, quando viene prodotto deve seguire delle linee guida molto stringenti. Quando si parla poi del parmigiano reggiano grattugiato, alle linee di guida di produzione vanno aggiunte altre due ulteriori condizioni, che sono che nelle bustine di grattugiato il formaggio non deve essere più giovane di 12 mesi di stagionatura, e deve contenere una percentuale di crosta inferiore al 18%. Questo perché la crosta abbassa notevolmente la qualità del prodotto finale. Questo limite però può essere superato a causa di errori umanamente ammissibili di miscelazione tra crosta e polpa, oppure per ragioni fraudolente. In questo setup sperimentale sono stati utilizzati 8 sensori di gas, 6 sono stati prodotti dal Sensor Lab, 2 sono invece dei sensori commerciali che sono stati inseriti all'interno dell'array come confronto, per confrontare le performance dei sensori prodotti nel laboratorio con quelli che sono disponibili nel mercato. Sono stati forniti 42 diversi campioni dal consorzio del formaggio parmigiano reggiano. Ogni campione era caratterizzato da tre diversi parametri, che sono stati la stagionatura, la lavorazione della crosta e la percentuale di crosta. Per ogni parametro poi ci sono delle sottocategorie, quindi la stagionatura poteva assumere due valori, o 12 o 24 mesi, la lavorazione della crosta due valori, quindi o crosta lavata o crosta raschiata, e la percentuale di crosta poteva essere invece minore del 18%, tra il 18 e il 26% o maggiore del 26%. Queste tre classi, diciamo, sono state prese in accordo con il consorzio, in quanto la prima classe rappresenta il prodotto conforme, la seconda classe, quindi tra il 18 e il 26%, rappresenta il prodotto non conforme ma accettabile, mentre percentuali superiori al 26% rappresentano chiaramente un tentativo di frode. Per quanto riguarda l'analisi dei sensori, una volta che i campioni sono stati tenuti sotto vuoto a 4 gradi, delle vaie al di vetro venivano riempite con 2 grammi di prodotto, poi venivano condizionate a 50 gradi per 5 minuti e poi venivano analizzate dai sensori per 7 minuti. 1 minuto per analizzare l'aroma del formaggio grattugiato, 7 minuti invece per 6 minuti per recuperare la baseline del sensore. Dall'osservazione del segnale del sensore poi è stato estratto un parametro che è la solita variazione percentuale della resistenza che è stato fornito all'algoritmo. Questo
Questo era un problema molto complesso in quanto la diversa combinazione dei tre parametri e delle loro sottocategorie dava origine ad un problema a 15 classi e quindi riconoscere in uno step solo 15 classi voleva dire creare un modello molto complesso che magari avrebbe funzionato bene sui dati ottenuti in questa fase di training, ma avrebbe sbagliato poi nella fase di test. Quindi quello che si è deciso di fare è di dividere il modello in tre livelli, quindi in tre modelli più semplici, e creare una sorta di riconoscimento in cascata, quindi un albero di decisione dove al posto dei nodi ci sono delle reti neurali. Il primo step è stato il riconoscimento della stagionatura, il secondo step il riconoscimento della lavorazione della crosta, e il terzo step invece è il riconoscimento della percentuale di crosta. Ogni rete neurale è stata addestrata in modo da avere le più alte performance possibile. Come metrica di riferimento è stato preso l'accuratezza, quindi il rapporto tra i campioni correttamente classificati e il totale dei campioni considerati per 100. Come si può vedere, ad ogni step la percentuale di classificazione è molto alta, superiore del 95% in tutti i casi, ad eccezione del caso del riconoscimento della percentuale di crosta per i prodotti 12 mesi con crosta lavata. Questo è dovuto, pensiamo, principalmente al fatto che un formaggio di 12 mesi è molto giovane, quindi molto umido, e il fatto che ci sia anche la crosta lavata aggiunge ulteriore umidità, e quindi questa sovrabbondanza di umidità possa in qualche modo compromettere un po' le performance dei sensori. Concludendo, quindi applicando questo sistema gerarchico in cascata a 42 diversi tipi di campioni, da cui sono stati ottenuti 452 diverse repliche, si ottiene una accuratezza di riconoscimento di tutti e tre i parametri del 92,7%. Infine, qui sono le conclusioni generali di questi 3 anni di dottorato. Queste conclusioni possono essere divise in 4 parti, quindi la prima parte è quella che riguarda gli elettrodomestici smart. Oltre alle prove fatte con forno industriale, sono state replicate delle prove simili con forni domestici e i risultati sono stati comparabili con quelli dei forni industriali. E sono stati utilizzati sensori all'interno di frigoriferi per valutare la freschezza dei prodotti e all'interno di macina caffè per distinguere le miscele e per seguire lo sviluppo aromatico nei giorni successivi all'apertura di un sacchetto di caffè. Per quanto riguarda il controllo qualità alimentare, oltre all'esempio del parmigiano reggiano, sono stati fatti studi con l'olio d'oliva, quindi per il riconoscimento dell'olio d'oliva DOP da quello non DOP, nel latte, per riconoscere il latte sano dal latte contaminato con Campylobacter jejuni, e birra, per riconoscere la birra alcolica da quella non alcolica. Infine, l'applicazione in campo ambientale riguardava il riconoscimento di campioni di acque reflue, diciamo standard, o da i campioni di acque reflue contaminate con cianuro. Grazie per l'attenzione. Molte grazie a te. Molte grazie a te per la presentazione efficace nei tempi, tutto sì, molto ben fatto. Provo a vedere se ci sono delle curiosità da avanzare immediatamente all'attenzione di Marco, oppure se vengono rimandate a dopo. Marco, io ne avevo almeno una. Volevo qualche dettaglio in più su come avevi proceduto a fare l'analisi con PCA e come avevi proceduto nelle tecniche di reti neurali o machine learning, e cioè a dire se avevi usato degli strumenti già a disposizione e quindi dei tools di MATLAB piuttosto che di Python o di qualcos'altro, oppure se avevi contribuito anche a sviluppare nel dettaglio, oltre alla parte di sensoristica più hardware, anche la parte di sensori, della parte più software, diciamo così, della sensoristica, o se avevi usato dei tool già confezionati. Allora, per quanto riguarda la PCA, ho utilizzato le funzioni di tool che sono presenti già su MATLAB.
quindi la PCA comunque ha un'analisi abbastanza standard e ho preferito usare quelle cose che avevo già a disposizione, ecco. Per quanto riguarda le reti neurali, anche lì la parte principale è stata il design dell'architettura della rete neurale. Come ad esempio nel caso del parmigiano-reggiano, ho creato una specie di albero decisionale in cui al posto di ogni nodo c'era una rete neurale. E quello che però ho sempre utilizzato è una struttura standard, quindi non ho inventato nuovi algoritmi di apprendimento oppure di aggiornamento dei pesi. Ho usato delle tecniche ben note che sono la backpropagation, reti feedforward, arrangiate però in strutture che fino a quel momento, almeno per mia conoscenza, non avevo trovato in letteratura. Una è quella del caso del parmigiano-reggiano, l'altra che non ho presentato nel caso della birra, è stato ho creato un metodo ibrido partendo da dati della letteratura tra il KNN e con le reti neurali. Grazie mille. Io non so se è stato un problema mio, ho perso qualche parola, però il numero di parole era sufficiente a campionare e a ricostruire il messaggio. Forse era un problema di collegamento mio, se invece per tutti gli altri è stato senza problemi. Ci sono altre curiosità? Sì, mi sembra che sia Camilla che ha alzato la mano, dico sbagliato. No, no, è vero. Ho una curiosità, grazie per la presentazione interessante. Hai mostrato che ci sono tanti sensori che vengono utilizzati, adesso non ho capito se in tutti gli esperimenti. Volevo sapere, dal punto di vista del raggiungimento del risultato che hai mostrato nei vari casi, vengono tutti tenuti validi questi sensori, cioè vengono tutti computati, non so come dire, non sono un'esperta. Oppure si sceglie caso per caso e dipende dal caso. Sì, Grazie. allora, in genere nelle applicazioni tendiamo ad usare un numero di sensori sovrabbondante, quindi utilizziamo dagli 8 ai 10 sensori e poi man mano che procediamo con le analisi andiamo a vedere quali sono i sensori più performanti e quindi poi nell'applicazione finale, dopo il pool di 10 sensori iniziali, verranno selezionati soltanto i migliori specifici per quell'applicazione. Okay, quindi è una cosa che va gestita applicazione per applicazione. Esatto, sì. Ci sono altre? Se non ci sono, passiamo alla successiva presentazione. I think the next one is going to be in English. Thank you, Mesaya Dizu. So the next presentation is given by Mesaya Adisu-Jima, and as I said before, Mesaya Adisu is the guy, the PhD candidate, who has done his work in collaboration with the University of Limoges and also with the University La Sapienza and the University of Parma, but the co-tutel, la co-tutel is with the University of Limoges in Paris. So please. Okay, thanks so much for introduction, Professor De Angelis. I hope you hear me, right? Yeah, very well. Okay, and you will see my screen. We do. Okay, thanks so much. Evening, everyone, and welcome to my presentation. My research title is on nonlinear propagation in multimode fiber amplifiers. First, let me see what I'm going to present or was work or our activities of research. I will go through introduction. I will discuss graded index multimode fibers and their particular property called self-imaging. I will discuss modeling in ytterbium doped fiber amplifiers, which start from a simple model. I will discuss multimode nonlinear fiber amplifiers in general, active multimode fibers with 3D nonlinear Schrödinger equation. And finally, I will conclude and also put some future perspective of our research activity.
So here multimode fibers are fibers with a large core area with respect to single mode fibers. And as due to this large core area, multimode fibers are nowadays a research frontier. And due to their large core area, they support a large number of modes, as we can see also in the picture, with respect to single mode fibers, where single mode fibers supports only a single mode or a single ray of light. Due to this large core size, and also in fact due to the support for multitude of modes, multi-mode fibers nowadays have a lot of interesting solutions. One is increasing the capacity of optical communication through the technique of space division multiplexing or mode division multiplexing. Now the network technology of single mode fibers are limited, mainly due to their shortage of bandwidth and due to the high increment of traffic nowadays. So multimode fibers are a future research area to cope up and also to have a solution for this bandwidth shortage. In addition, multimode fibers are also interesting to deliver high power lasers, so where these high power lasers are very interesting solutions for different applications. For example, in a welding industry, they are very helpful for a laser cutting, and also in a LIDAR application, light detections and ranging, where we have to measure the distance between the source and the target, and the high power lasers are so interesting for these applications. So multimode fibers are a large number of applications beyond this. Even if multimode fibers have this much application, there is also a lot of challenges in these multimode fibers. One is mainly due to the complexity. As we can see in this picture, multimode fiber supports a large number of modes, and this large number of modes or rays of light are not without their problem. In fact, this creates a large problem and the complexity. So this is one of the challenges in multimode fiber. The other main challenge in this multimode fiber is the loss of beam quality. Beam quality, after all, is what we already looking for from lasers or from fiber amplifiers as the output. But these multimode fibers have a poor beam quality or degraded beam quality due to all these complexities or due to the interference that is created by large number of modes or rays of light. As we can see, single mode fibers have a brighter or a good beam quality, whereas multimode fibers have a low beam quality. So what will be the solution for these problems, or especially for the poor beam quality and also for this complexity due to the interaction of the light modes? One is using Kerr nonlinearity for beam self-cleaning. Kerr nonlinearity is where the refractive index of the material varies with respect to the intensity of the input light. So we implement Kerr beam self-cleaning for cleaning the beam, which is being a problem to a solution. In fact, there have been many research regarding the beam cleaning, but they involve mainly passive optical fibers and also highly experimental. For this experiment, the theoretical models are really interesting to see a detailed insight as there is a complex processes are happening in multimode fibers. In our research activity, we begin from simple models. These simple models can enable us to see further to analyze some complex problems. The state of the art methods are modified and also advanced, especially coupled mode equation and the 3D nonlinear equation that we have in a single mode fibers are extended, and also for the fact that we are dealing with active multimode fibers, in that we have an active medium inside the fiber or a dopant inside these multimode fibers.
also extended our numerical modeling not only for standard multimode fibers where the core radius is uniform throughout, but also applied to tapered multimode fiber. These tapered have multimode fibers where the core radius is varying across the lengths. Now, let's begin from the simple model. This is the modeling guitar BMW fiber amplifier, and also simple in a sense that it uses or it considers a small number of modes, and also it deals with uniform dopant or uniform active medium inside the multimode fiber. And also it neglects some factors that are not or that cannot be neglected in real situations. In this model, we use a COMSOL multiphysics to solve wave electromagnetic problems. Here, I have defined our geometries in a COMSOL multiphysics, and also the models are well meshed as the COMSOL multiphysics uses finite element meters to solve the wave electromagnetic problems, in fact, other problems as well at a given signal wavelengths. Here are my sample modes. In fact, as our core radius is very large, it can support a large number of modes, but here I put a sample modes of that we obtain from our solutions of COMSOL. Once we obtain these modes, spatial modes, we extract some interesting parameters. For example, the intensity of the modes, each mode has its intensity, and we will extract the intensities, and then we will analyze the power evolution of each mode across the fiber. This power evolution is given by ordinary differential equations and also relates populations at the ground and also at the high energy levels. This is because we have a two energy levels because we are dealing with ytterbium, but other rare earth dopants can have other complex energy levels, in fact. And also the populations at we have populations at ground level and also at excited level because we need a population inversion from the ground level to the high energy levels. And so we can determine the power evolution of each mode across the fiber. The pump, which is also essential to have the population inversion from ground level to the higher level, can also be determined, and it is also related to the gain coefficient as well as populations at total and also populations at lower and at higher energy levels. The our populations that can be from the total dopant distribution or from the total dopant concentration inside our fiber can also be determined, and it is related to intensity of the signals and also intensities of the pump. Okay, now having that and solving that ordinary differential equations, we have some simple numerical simulation results here. As we can see, we have the evolution or power evolution of the modes across the fiber lengths. For example, we have 3 meters of fiber lengths here, and we can see the power evolution of the fundamental and also high order modes that are the lower order modes and the high order modes that we have here. Here we have varied the power of the high order modes and also the fundamental mode in order to see the process or the complex procedures that can happen in this simple model. In the first picture on the left, we have high power of the fundamental mode, the curve with the blue, and the others with green and close to red shows the high order modes, and we have higher amplification of the fundamental mode going from almost one watt to almost 7.5. But in the second, on the right hand side, we have a reduced amplification of the fundamental mode. This fundamental mode is in fact what we require after all in as the output of our fiber. But here we can see how it is depreciated or how the gain is reduced due to the high power of the high order modes. And this shows the gain competition for the fundamental mode due to the other high order modes. And so there is a beam reduction, a beam impairment, or the poor beam quality at the output due to the power that is coming from the high order modes.
Okay, now let's discuss some of a graded index multimode fiber and their property, particularly surf imaging. Graded multimode fibers are fibers where the refractive index is not constant throughout the fiber, but for step index fiber, this refractive index is constant throughout. But for graded index multimode fiber, the refractive index is higher at the core, but it varies towards the cladding, and it is as a radial distance. So these graded index multimode fibers are nowadays, they are an interesting solutions, and also they have their particular properties in multimode fibers, and especially self-imaging properties. In graded index multimode fibers, as I have said, due to these particular patterns of the graded index, the particular behavior of propagation constant, we have a periodical oscillation of the beam across the fiber, and this periodical oscillation can have its periodicity, and the period can also be determined, and it is related to the core radius and also relative refractive indexes. Here I have determined the this periodicity of the beam inside the fiber, and I have a numerical simulation here for normal incident beam for a tapered multimode fiber. Tapered in the sense the core radius is not constant, and it varies from 122 on the larger to almost 37 on the smaller core side. And we have a period of 1.2 millimeter, and also we have a period of 0.3. So the periodicity can be determined, and the periodicity at which the beam is propagating. By inclining also the input condition, that is by tilting the input beam towards the fiber, we have a same periodicity as well, but there is a zigzag movement of the beam inside the fiber. For this, we also have compared our numerical simulations with experimental activities that is performed by my colleague in Exelim in Limoges, and also experimental activities that he's doing also in Brescia University. And we determine this periodicity in the multimode tapered fiber, and my numerical simulation and his experimental results agrees well. In fact, this is the period that we have, this is the period that we have at the smaller core side of the taper, and it closely agrees well. Okay. Multimode nonlinear fiber amplifiers, there is a lot of processes that is going on, as I have said, in multimode fibers. One is there is a coupling among these modes that are propagating, and this coupling can be due to different factors or due to different effects, in fact. One of this coupling can be due to kernel linearity, that is varying the refractive index due to the intensity, and also due to the gain that is obtained from the dopant. There is also other coupling mechanism or other coupling effect also from external perturbations or external activities like bending activities. So there is a coupling inside multimode fiber. So this coupling can be modeled using the coupled mode equation, which is used to study modal power propagation in or power amplifier. And this model, we have a state-of-the-art coupled mode equation, which is developed for passive multimode fiber. As we can see, it is related to the complex amplitude of the mode is related to the Kerr nonlinearity, overlap integral of the modes, and also their propagation constants. But as we are dealing with active medium, we have extended this passive multimode fiber model to include also the gain, which is due to the dopant or the active medium.
So here we have our solution or a numerical problem in coupled mode equation. What we have seen is that using around 64 guided modes and also having 20 micron of full width have maximum intensity or Gaussian beam, by increasing the input power, as we can see from the figure on the left, we have a low input power, but on the right we have a larger input power. So at the lower input power, what we can see is here the propagation of the modes are around 64 modes are there, and so at lower input power we can see a smooth movement or a constant movement, a linear movement throughout the fiber, but by increasing this input power we have a large interaction happening or a coupling along with the multimode fiber. Multimode, here we can see high order modes are interacting among themselves, and also there is a power transfer among themselves, not only among high order modes, but also there is a power transfer towards the fundamental mode. This fundamental mode, which is the curve in blue, is what we are looking for at the output of our fiber laser or fiber amplifier. So there is the power transfer from these high order modes, and at high input power, due to activation of kernel linearity, we have a clean beam at the output. Here also we can see from the intensity a profile of the output beam, there is a reshaping of our output beam, but at the lower input of the power, we have a poor or speckled power output. There is a different techniques of a dopant profile design. The dopant that I was speaking about may not be uniform throughout the fiber. It can be a variable, of course, for different applications for what we are looking for. Mostly, there is a uniform gain or uniform dopant profile inside the core, and also we can have a parabolic gain profile as well as a ring gain profile. Of course, as technology have advanced, we can have different doping profile inside our multimode fiber. So this doping can contribute a lot as well for our beam output or for our fiber amplifiers. For example, by using a dopant profile, we have a fundamental mode selectively amplified, but by using ring dopant profile, it can favor the high order modes amplifications. So we have a different, we have considered in our numerical simulations as well, different doping profiles. Okay, now let me discuss active multimode fibers modeling using the 3D nonlinear Schrödinger equation. This 3D nonlinear Schrödinger equation is well known in single mode fibers and also in multimode fibers, in fact, for passive optical fibers. But there haven't been this kind of 3D nonlinear Schrödinger equation for active medium, and so we have advanced the 3D nonlinear Schrödinger equation by considering the contribution from the gain as well. As we can see here, we have a saturated gain introduced to 3D nonlinear Schrödinger equation, but here we have special considerations in fact. I also have performed comparison between these modeling tools. These modeling tools are very interesting because they have the power to analyze what we can't see in the experimental activities, and also they can put a design parameters for our interest. So I try to compare
the coupled mode equation and also this 3D linear Schrodinger equation, in fact, under the same condition. In the coupled mode equations, I haven't introduced the gain saturation and also disorder, but in 3D linear Schrodinger, I also introduced some disorder, which is a deformation of the fiber, even if the fiber is resistant to external effects. But at some case, it may not be, it is inevitable. And at the same condition, they have an overlap of performance and they perform similarly under the same condition. Okay, multi-mode active tapers, as I have said earlier, are tapers or multi-mode fibers where the core radius is not constant, but it varies, and they are important for different applications. For example, in applications where we need to control the threshold of the beam at which it can damage our fiber, for example, at a smaller core side. And so moving from small to high, we can somehow who can overcome the threshold damage to our fiber, and we have a high power output. Also, taking into consideration this tapered multi-mode fiber, I also analyzed the modeling using 3D linear Schrodinger equation, and also try to see what will happen if we have a kernel linearity being removed and also introduced. Here we can see at when there is no kernel linear effect, and also in fact at low input power, we have a speckled or we have a poor beam quality, but at higher output or when we introduce a care, we have a beam reshaping and also a beam cleaning as the output of our fiber amplifier. Here we have also our ISO intensity surface where there is a reshaping of our beam. In addition, we also performed some experimental and numerical simulation comparisons. Then numerical analysis is performed by me, and also experimental activities was conducted by my colleague at Exlim and at Brescia University, and he have obtained a beam cleaning by varying the gain, which is controlled by the pump, and he varies the pump power, and then he obtained a beam cleaning at high pump powers or at high gains. And at the same time, I also try to vary the pump power and also have obtained the beam cleaning at higher pump powers. And so those numerical simulations and experimental activities have an overlap or agrees well. Okay, to conclude, numerical models are essential for detailed insights that we can't obtain or what we can't see in experimental activity. State-of-the-art models are extended and advanced in our research activity. Kernel linearity is exploited for beam self-cleaning. We have a numerical simulation for beam cleaning in active multi-mode fibers. There is a well agreement between numerical as well as experimental results in our performance. The future perspective can include extension to other dopant or active mediums. It can be not ytterbium, but also others, even if ytterbium have a particular or interesting advantage. We can also deal with CODOP, ytterbium, and erbiums. More analysis also requires a large number of modes, which can increase also the complexity. Investigating the coupled mode equation also with additional factors that I included is it deals with gain and care, but we can also introduce other factors that are not inevitable. Time domain propagation can also be required for short pulses as well, as we have discussed early spatials. Here are some of my publications, and in fact, with our colleagues in major international conferences and also journals.
That is all about my presentation. Thank you so much for listening. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Very nice presentation with many different topics you have tackled. So let me ask, and also once again, you were also perfectly on time. So this is also something that has to be appreciated. So let me ask if the audience has some curiosity they want to address to you immediately, or if they, on the contrary, they want to save questions for later. I see Andrea Locatelli raised his hand. Please, Andrea. Yes, thank you for your presentation. A small curiosity about the refractive index profile of your optical fiber. I saw that you investigated different profiles for the dopant, but did you also investigate something similar to an optimization of the refractive index profile of the optical fiber, something different with respect to the parabolic profile? Okay, thank you so much. Yes, in fact, mostly I am concentrated on graded index multimode fiber due to it is interesting properties and also solutions. Beside, I didn't go further than parabolic graded index. In fact, we have rather than parabolic as well other refractive indexes, which may be closer to parabolic rather than step index, I mean. But I didn't go further than graded index, which is parabolic in my research activity. Okay, thanks. Okay. More curiosities? More questions? I have, so we have 2 minutes, so I steal these 2 minutes to you with one question, curiosity. So in the comparison between couple mode equations and let's say full numerical solution, but obviously this full numerical solution is somehow also projection into something. Where are the things you want to improve to get a better agreement? By the way, the agreement was already very good. So where do you think you want to, I think it was slide 23 or something, 22, 23, where this. Exactly, yes, of course, I didn't get, in fact, this agreement simply, but I have gone through different numerical simulation activities and to try to see whether the overlap can happen. It depends, yeah, like you said, particularly the number of modes have the effect on that overlap, to bring that overlap between the coupled and also 3D nonlinear Schrodinger equation. Not only the number of the modes that we consider, but also the beam width that we select at the input have an effect. So, or rather than the other effects, these two factors, the number of the modes as well as the beam width, the Gaussian beam width that we select as the input, are the factors to bring the two modeling tools to perform closer. So the number of the modes and also the beam width are the factors for the performance to be in a good agreement. Thank you very much. Okay. I ask to the attendees if they have more curiosities or questions. And if not, we move on time to the last one. And to the last presentation. And this is given by Andrea Tognazzi. So, Andrea. Can you hear me? Yes, very well. I try to share the presentation.
No. okay. this image is not even in the presentation. It's in a paper, right? Yeah. let me try again. And it's a beautiful image, by the way. Oh, third harmonic generation from a nanoparticle. I will show something about this later. You spoiled a little bit, but it was a beautiful image. PowerPoint. Yeah, maybe you are using two different screens. No. Ciao Andrea. Perché forse ho messo tutto schermo questo. Prova. Ciao. Ok. Prova sì. È perché avevo tutto schermo. Esatto. Teams. Ah, e peraltro torniamo in italiano, certo. Stavo continuando per continuità in inglese. Vedete la presentazione tutto schermo? Sì, vediamo. Okay. Vediamo la vediamo il PowerPoint, sì. Posso partire? Sì, prego. Okay. Buon pomeriggio a tutti. Io sono un po' meno tecnico forse, ma comunque un'equazione ve la farò vedere. E vi parlerò di device ottici tunabili in regime lineare e non lineare alla nanoscala. Cosa vuol dire tutto questo titolo lunghissimo? Vuol dire che durante il mio periodo di tesi, e diciamo, vi farò vedere adesso parte di questo lavoro che ho fatto in questi tre anni, mi sono occupato dello studio di strutture per manipolare la luce, quindi nel regime diciamo delle frequenze della luce visibile o del vicino infrarosso, in regime lineare e non lineare, qualcosa diciamo riguardo all'ottica non lineare l'ha già introdotto Mesai prima, e in particolare anche per quanto riguarda la tunabilità, cioè la possibilità di andare a cambiare le proprietà di questi device tramite degli stimoli esterni. Quindi, vediamo se va avanti. Ok, per darvi un'idea di quello di cui parlerò, vi farò prima una breve introduzione su quella che è la nanofotonica, perché è un campo promettente. Okay. Sì? Stiamo ancora vedendo la prima slide? Perché si vede il PowerPoint, ma non ha tutto schermo. È uscito dal scusate bicchierino proviamo no non vediamo no allora mi sa che devi togliere la condivisione e riprovare scegliendo la prima opzione. Okay, ok, prova ad andare avanti. Vedete adesso? Ok, adesso sì. Okay. Grazie. Ok, stavo dicendo, vi parlavo un attimino della nanofotonica, di cosa si tratta, di come funziona e che possibili applicazioni può avere, perché è così interessante. In particolare mi focalizzerò su una di queste, che è nell'ambito dell'ottica non lineare. Vi parlerò un attimino dell'ottica non lineare di cui mi sono occupato. Di come funziona, quali sono i principi alla base e come viene fatta al momento, in che modo utilizzare device diciamo alla nanoscala può aiutarci nelle applicazioni di ottica non lineare. E per finire vi parlerò di come è possibile andare a modificare il comportamento di device delle dimensioni di centinaia di nanometri. Quali sono i problemi legati
appunto al controllo di questo tipo di device, se effettivamente è possibile trovare una soluzione per andare a interagire e modificare il comportamento di questi device e quanto può essere facile o difficile. Quindi partiamo un attimino da quella che è la fotonica e cerchiamo di arrivare alla nanofotonica. Qua vi riporto un attimino quello che è lo spettro elettromagnetico. Qua sono riportate in basso, non so se vedete il cursore, comunque sono riportate le varie regioni divise per frequenza e accanto è riportata la scala delle lunghezze d'onda. Cosa ci colpisce? Che se noi andiamo a guardare le lunghezze d'onda delle frequenze radio, abbiamo delle lunghezze d'onda piuttosto grandi. Qua abbiamo l'immagine in cui viene riportata un'antenna alla frequenza delle onde radio e accanto abbiamo una casetta. Questo per darci un'idea di quella che può essere la scala di grandezza di un device, in questo caso un'antenna, che interagisce col campo elettromagnetico di una certa frequenza. Quindi queste dimensioni dell'oggetto e della lunghezza d'onda e quindi della frequenza a cui voglio operare sono intimamente legate. Cosa succede se noi vogliamo aumentare la nostra frequenza di lavoro, quindi passare per esempio al microonde fino ad arrivare alla luce visibile? Quello che succede è che se andiamo a guardare qual è la lunghezza d'onda della luce visibile, ci accorgiamo che siamo sull'ordine delle centinaia di nanometri. Questo cosa significa? Significa che se noi vogliamo andare ad interagire direttamente, a manipolare il campo elettromagnetico a questa frequenza, quello che dobbiamo fare è andare a costruire dei device, ad esempio delle antenne, che siano molto più piccole rispetto alle antenne per le onde radio. E questo può essere già un primo scoglio. Quello che ci potrebbe, rincuorare in prima battuta è che le equazioni di Maxwell ci permettono di scalare il nostro oggetto e quindi, trasferire i nostri principi che utilizziamo per le onde radio nelle frequenze del visibile, ma questo è possibile se il materiale si comporta nello stesso modo. Chiaramente il materiale non si comporta nello stesso modo a frequenze radio e alla frequenza della luce visibile. Quindi quello che vogliamo fare è cercare innanzitutto di dapprima andare a trasferire questi concetti presi dalle onde radio, che sono ben conosciuti, e andarli a trasferire a altre frequenze, in questo caso a quelle della luce visibile. Quindi partiamo un attimino definendo prima l'antenna, che è un oggetto che ci permette di andare a convertire del campo elettromagnetico localizzato in radiazione e viceversa. Chiaramente noi abbiamo in mente dalla vita di tutti i giorni quella che può essere la tipica antenna da televisione che c'è sul tetto delle case e in realtà quello che è già stato fatto in letteratura è stato quello di cercare di convertire questi concetti e in un qualche modo andarli a riadattare chiaramente con certi aggiustamenti a frequenze più alte, quindi andando a creare sostanzialmente delle nanoantenne come quella che vedete riportata qua. La struttura è molto simile, quindi abbiamo preso i concetti dell'antenna classica e l'abbiamo riportata alla frequenza visibile. Ma cosa possiamo fare in più con questi nanodevice? Beh, partiamo innanzitutto da il nano device più semplice, cioè prendiamo un'antennina singola. Questa cosa ci può permettere di fare? Beh, innanzitutto quello che possiamo osservare è che possiamo andare a localizzare il campo localmente. Cosa significa? Significa che noi possiamo andare ad aumentare l'intensità del campo
in una certa posizione dello spazio, ma possiamo anche andare in realtà a modificare quella che è quelle che sono le proprietà del campo lontano, tutto tramite un oggetto di poche centinaia di nanometri. Questo è fantastico, però appunto questo oggetto è molto piccolo, quindi io sto sfruttando solo una piccola parte magari della luce che ho a disposizione. Peraltro non ho grossi gradi di libertà in cui muovermi. Se pensiamo a una sfera, quello che posso fare è cambiare il materiale della sfera o cambiare il raggio della sfera. Cosa potrei fare per avere più spazio di manovra per andare a modificare quelle che sono le proprietà del campo elettrico, che potrebbero essere la polarizzazione, l'intensità locale del campo ad esempio la direttività. Quello che possiamo fare è andare a costruire una metasuperficie. Normalmente possiamo pensare a una metasuperficie già anche con qualcosa che vediamo tutti i giorni, per esempio una scacchiera. Che cos'è una metasuperficie? Usiamo l'esempio della scacchiera. La metasuperficie è un oggetto in 2D, quindi bidimensionale, che è composto da due materiali che opportunamente arrangiati spazialmente e ingegnerizzati ci permettono di ottenere delle proprietà che i materiali singoli non presentano in natura. Per esempio, prendiamo la scacchiera, abbiamo il marmo bianco e il marmo nero, da soli sono belli, estetici da vedere, ma non ci permettono di giocare a scacchi. Se io invece prendo il marmo bianco, il marmo nero, faccio dei quadratini e li metto tutti insieme, posso andare a costruire una scacchiera ed ecco che la mia metasuperficie mi permette di giocare a scacchi. Nel caso della fotonica, questi materiali A e B non saranno il marmo, ma saranno le nostre antennine, quindi andiamo a prendere le nostre nanoantenne e le ingegnerizziamo in maniera tale che, andando a disporle in un certo modo e andando a modulare la loro geometria in un certo modo, possiamo andare a controllare le grandezze fisiche che ci interessano nel campo dell'ottica. Quindi possiamo andare a controllare quella che è la polarizzazione, possiamo andare a modificare quella che è la localizzazione del campo locale. Questo chiaramente può avere varie applicazioni. Ad esempio, in questo caso, utilizzando sette cilindretti, quello che hanno fatto gli autori è stato andare a creare un sensore ottico che sfrutta il fatto che appunto la luce viene localizzata e quindi il campo elettrico viene localizzato nei pressi dell'antenna. Mentre un altro caso riportato è quello in cui la metasuperficie viene utilizzata per andare a cambiare quelle che sono le proprietà del campo elettrico, in particolare andare a lavorare sulla polarizzazione. Bene, di tutto questo probabilmente quello che ci interessa di più, per quello di cui vi ho parlato prima, cioè dei processi non lineari, è la possibilità di andare a localizzare il campo elettrico. Perché? Allora, prima vediamo innanzitutto perché dovremmo interessarci a questo tipo di processi e poi vediamo come funzionano. Abbiamo varie applicazioni possibili, alcune ne ha già parlato ad esempio Mesai nel campo delle telecomunicazioni e non solo, ma quello in cui diciamo mi sono focalizzato durante il mio periodo di dottorato è stato la conversione di frequenza della luce coerente. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi prendiamo una sorgente laser e tramite dei processi non lineari andiamo a cambiare la frequenza della luce, quindi la luce che era rossa diventerà blu. Questo mantenendo le proprietà di coerenza. Questo viene già fatto, però i metodi che vengono utilizzati sono ingombranti, cioè mi serve un cristallo, deve avere una certa estensione, il cristallo deve essere di un certo materiale e
la luce andando a interagire all'interno del mio cristallo, avvengono questi processi non lineari in cui l'interazione di questi fotoni mi permette di avere una frequenza differente. Non ho controllo sulla polarizzazione, ad esempio, non ho controllo sulla direttività, quindi tutto quello che riesco a fare con un oggetto molto ingombrante è soltanto andare a cambiare la frequenza del laser, mentre quello che uno vorrebbe è avere un processo efficiente utilizzando un device molto compatto. Quindi avere un device molto compatto mi permette di integrarlo all'interno di altri oggetti. Vorrei un device che fosse possibilmente compatibile con tecnologie già esistenti di fabbricazione, e vorrei magari anche poter, già che ci sono, controllare insieme anche le proprietà del campo elettrico emesso, quindi magari la direttività, quindi la direzione in cui viene emessa la mia radiazione alla frequenza maggiore, vorrei poterne controllare la polarizzazione. E tutto questo è reso possibile da un'opportuna ingegnerizzazione di quella che può essere la nostra metasuperficie. Prima di tutto, però, la cosa più importante è avere un processo efficiente di conversione. E quindi per questo vi farò vedere l'unica formula che vi mostrerò, che è questa, in cui è illustrato, diciamo, un processo di conversione di seconda armonica, ma diciamo è esattamente la stessa cosa nel caso di un processo di terza armonica. Questo ci serve per andare a capire su cosa possiamo andare ad agire fisicamente e quindi su cosa dovremmo concentrarci nella nostra ricerca. Beh, il processo è abbastanza semplice. Abbiamo due fotoni alla nostra frequenza fondamentale che all'interno del nostro materiale, quindi questa Ki2, interagiscono e andando ad unirsi mi danno un fotone alla frequenza doppia. Da cosa è modulato questo tipo di processo? Cos'è davvero importante e su che cosa posso agire? Beh, chiaramente se ho un materiale con una non linearità, quindi questa Ki2 più elevata, avrò un processo più efficiente. Poi una volta che io ho scelto il materiale con la Ki2 più alta che ci sia, quello ho fatto, non posso andare oltre. Quello che posso fare però è andare ad agire su quella che è l'intensità del campo all'interno del mio materiale, e in questo caso ci vengono in aiuto quelle che sono le nanostrutture. Perché? Perché ci permettono di andare a localizzare il campo localmente. E quindi in questo senso quello che è stato probabilmente la prima idea, i primi approcci che ci sono stati, sono quelli che coinvolgono i metalli. Perché? Perché i metalli ci permettono di avere una localizzazione del campo molto elevata in prossimità delle nostre antenne, ma c'è un ma, ovvero, anzi, in realtà ce ne sono due. Il primo è che nella regione visibile i metalli assorbono, e quindi in realtà l'efficienza del nostro processo diminuisce a causa di questo assorbimento. Per di più, le non linearità, soprattutto nel caso del secondo ordine, sono limitate a quella che è la superficie. Quindi abbiamo delle altre piattaforme che possiamo sfruttare, magari con dei risultati migliori? Sì, questi sono i dielettrici che ci permettono di non avere assorbimenti nella regione visibile, hanno delle non linearità di volume e in più ci permettono anche di andare a controllare la distribuzione del campo all'interno del risonatore, quindi la nostra antenna, variandone le dimensioni. Il contro è, da questo punto di vista, che l'enhancement, quindi la localizzazione del campo localmente all'interno del nostro risonatore, è inferiore. Tuttavia, quello che si è visto è che questo tipo di risonatori riescono a superare in efficienza quelli a base di
metalli. Ed è appunto in questo senso che abbiamo fatto uno studio di quella che è una metasuperficie a base di silicio, quindi integrabile con tecnologie preesistenti. Per quanto riguarda la generazione di terza armonica, quindi vado a triplicare quella che è la frequenza in uscita rispetto della radiazione incidente, e siamo andati a studiare quella che è la polarizzazione di questa radiazione in uscita. Che cosa abbiamo fatto? Dapprima il lavoro è stato quello di andare a cercare di ottimizzare quella che è la localizzazione del campo elettrico all'interno della nostra struttura, in particolare a una frequenza fissa, che è quella con cui successivamente siamo andati a verificare sperimentalmente i risultati delle simulazioni numeriche. In questo caso siamo andati anche a guardare singolarmente gli ordini di frazione di questa metasuperficie. Cosa significa? Significa che quando siamo andati a misurare la nostra terza armonica, abbiamo diviso spazialmente quello che è il nostro contributo in base all'angolo di emissione dalla metasuperficie, e quindi spazialmente avevamo la possibilità di andare ad indagare quella che era la polarizzazione di ogni singolo ordine di frazione. Questo ci permette anche di avere sostanzialmente una radiazione polarizzata in maniera differente nello spazio. Ma vediamo un attimino i due casi, cioè il caso in cui la polarizzazione incidente è P ed S, perché come potete vedere la risposta di questa metasuperficie già per quanto riguarda la riflettività lineare è ben diversa, quindi anche a livello non lineare cambierà completamente quello che è il suo comportamento. Quindi guardiamo prima il caso di polarizzazione P. Allora, per il nostro studio quello che abbiamo fatto è stato cercare un po' di semplificare anche questo problema, e quindi cercare di andare a modellizzare questi mattoncini con dei dipoli o dei quadrupoli. In questo caso andiamo a descrivere quello che è il campo lontano in una maniera molto semplice, quindi cerchiamo di diminuire quella che è la complessità del nostro problema per andare a vedere se effettivamente è sufficiente per descrivere la nostra situazione. Nel caso della polarizzazione P, nel punto di massima efficienza, abbiamo che la componente che meglio descrive la nostra metasuperficie è un contributo di quadrupolo magnetico, il cui campo lontano è polarizzato in questo modo riportato nella figura, quindi lungo le linee rosse. Quindi ogni ordine di frazione me lo aspetto polarizzato nello stesso modo. Qua sulla destra è riportata un confronto tra simulazioni in linea continua e esperimento con i punti, e pressoché tutti gli ordini sono polarizzati principalmente lungo la stessa direzione del fascio incidente, che è appunto quella riportata in figura. Soprattutto sono tutti polarizzati nello stesso modo. Nel caso invece della polarizzazione S, quello che abbiamo è che il contributo principale è un contributo di dipolo magnetico. Questo cosa significa? Che se andiamo a guardare il campo elettrico nei vari ordini di frazione, quello che succede è che possiamo avere che due ordini di frazione, per esempio questo 1001, sono polarizzati in maniera perpendicolare, quindi in maniera completamente diversa da quello che era il caso precedente. E anche sperimentalmente quello che abbiamo visto è che c'è una chiara differenza tra quello che è la polarizzazione degli ordini lungo un asse e l'asse perpendicolare, e questo è appunto dovuto al tipo di distribuzione del campo elettrico all'interno del nostro risonatore. Bene,
tutto quello che vi ho mostrato finora era relativo a un caso statico. Cioè, una volta che noi siamo andati a creare il nostro device, non possiamo cambiarne il comportamento, non possiamo spegnerlo, accenderlo o modularne il comportamento. È facile da fare? Beh, sì, no. Però quello che vorrei trasmettervi come idea è quanto è importante riuscire a controllare il nostro oggetto. Pensiamo di avere una macchina velocissima, ma a cui manca una cosa importantissima, cioè mancano l'acceleratore e il freno. Quindi non possiamo andare a modulare quella che è la velocità della nostra macchina. Quindi la nostra macchina l'accendiamo, parte a 400 km orari oppure sta ferma. Non possiamo cambiare il comportamento in alcun modo. Nel caso della macchina, andare a colmare, diciamo, questa lacuna è abbastanza semplice, basta aggiungere l'acceleratore e il freno per risolvere il problema. Ma come possiamo fare nel caso di nanostrutture? Stiamo comunque parlando di oggetti grandi centinaia di nanometri, quindi con cui non possiamo interagire mettendoci le mani. Dobbiamo trovare un metodo alternativo per riuscire a interagire con questi oggetti e in un qualche modo cambiare il loro comportamento. Bene, il modo principale per fare tutto ciò è andare a cambiare le proprietà ottiche della nostra antenna o della nostra metasuperficie. Come possiamo fare questo? Beh, uno dei modi è utilizzare un materiale che presenta una transizione di fase. Ad esempio, il diossido di vanadio presenta una transizione di fase che fa sì che scaldandolo, o ad esempio tramite un impulso ottico, oppure applicando una tensione esterna, si possa indurre una transizione di fase da dielettrico a metallo, e questo fa sì che le proprietà ottiche del nostro materiale cambino drasticamente e che quindi anche la sua risposta possa cambiare drasticamente. E per quanto riguarda ciò, quello che uno potrebbe pensare ingenuamente è che l'idea migliore sia fare un'antenna completamente di questo ossido di vanadio. Quindi se io ho il materiale, l'antenna che cambia completamente le proprie proprietà, cambierà, sarà massima la variazione di questo, delle sue proprietà ottiche. Bene, guardiamo l'immagine A in alto a destra. A confronto abbiamo linea tratteggiata e linea continua, nel caso isolante e metallico. Sostanzialmente non cambia quasi niente. Allora, quello che ci siamo detti è, ma allora quale sarà un altro metodo di andare a cambiare le proprietà della nostra antenna, se cambiare completamente la fase di tutta l'antenna non è l'idea migliore? Potremmo utilizzare un design classico, quindi come quello in A, una normale antenna in oro che sappiamo funzionare bene, appoggiarla su dell'ossido di vanadio e far fare la transizione di fase al substrato. In questo modo andrò a cambiare l'ambiente attorno alle mie antenne, quindi quello che riuscirò a vedere sarà una grossa variazione. Bene, è vero, vedo una variazione significativa. Se io guardo l'immagine B, in linea continua e tratteggiata sono riportate la fase isolante e la fase dielettrica della mia antenna. Però confrontiamolo un attimo con la linea nera, che è l'antenna in oro classica. Beh, ho guadagnato la possibilità di cambiare il comportamento della mia antenna, ma ho perso la capacità di funzionare dell'antenna. Quindi la domanda è questa: riesco ad avere un'antenna che continua a funzionare, ma di cui posso cambiare le proprietà? La risposta è sì, se ad esempio utilizzo il design in figura C, ovvero vado a riempire quel gap tra le due antenne, quello che posso ottenere è un cambiamento delle proprietà ottiche dell'antenna considerevole, senza andare a sacrificare
la funzionalità dell'antenna. E a cosa è dovuto questo? Beh, questo è dovuto al fatto che sostanzialmente io sto localizzando tutto il mio campo elettrico all'interno del materiale che effettua la transizione di fase. Quindi non è tanto importante quant'è il volume del materiale che sto utilizzando, ma come lo sto utilizzando. Ovvero, sto localizzando il mio campo elettromagnetico, quindi all'interno di quello che è il materiale che fa questo switch, oppure il campo è disperso già da un'altra parte e quindi non sente realmente questa variazione del materiale. Questa idea può essere in realtà poi anche estesa eventuali applicazioni di sensing, perché se noi pensiamo a quello che facciamo col sensing ottico è andare a vedere quant'è la variazione delle proprietà ottiche dell'ambiente circostante. E appunto questo mi porta un po' alle conclusioni, quelle che sono gli outlook per dei lavori futuri. Spero più o meno in questa presentazione di avervi dato un overview su quello che può essere la nanofotonica e il design e l'impatto che può avere su varie applicazioni, del fatto che i materiali che vengono utilizzati possono essere integrati con tecnologie preesistenti, il fatto che stiamo parlando di device molto contenuti e che possono avere in realtà anche delle risposte molto rapide, e che la ricerca del tuning di queste proprietà è meno facile di quello che sembra, ma comunque possibile. Con questo vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori e chiaramente ringrazio voi per l'attenzione. Grazie mille Andrea, grazie mille. Molto efficace. Io chiedo se ci sono, e anche nei tempi, chiedo se ci sono curiosità o domande da parte delle persone che stanno ascoltando. Maria Antonietta, Antonella, prego. Ciao Andrea, ciao, grazie della presentazione, bellissima, tutto chiarissimo. Ascolta, ho una domanda un po' provocatoria, dai. Siccome tu hai fatto vedere il VO2 lavora bene nell'infrarosso, no? E infatti le antenne che hai mostrato funzionano bene nell'infrarosso. E se lo vogliamo fare da un'altra parte, come facciamo? Se lo vogliamo... Dobbiamo cambiare materiale. La risposta veloce è questa. Ti dirò di più. Ho provato a fare qualcosa anche, diciamo, a lunghezza d'onda più bassa, quindi aumentando la frequenza, cercando di andare nel visibile, ma appunto l'assorbimento che si ha nel VO2 è troppo elevato per riuscire ad avere delle buone risonanze, e quindi quello che si ottiene è che si ha un allargamento di queste risonanze talmente grande che si va a mangiare qualsiasi variazione delle proprietà ottiche, perché appunto non ho una future ben visibile. Un'alternativa potrebbe essere il DST, che presenta un assorbimento inferiore nella regione spettrale, diciamo un po' più verso e la transizione invisibile. Sempre nell'infrarosso? La transizione di fase ce l'ha sempre nell'infrarosso? La variazione del K? Anche GST, hai detto? Sì. Sì, diciamo che magari si riesce a guadagnare qualche un centinaio di nanometri, ecco, in frequenza. L'integrazione sicuramente con delle antenne dielettriche, nel caso del GST, è già stata fatta. Io ho provato a trasferirla al VO2, ma senza grosso successo. Ci sono stati degli articoli in cui l'hanno fatto. Personalmente ho ritrovato quei risultati, ma non li reputo interessanti, se non in scala logaritmica. Nel senso che secondo me non si ha
una variazione davvero apprezzabile di quelle che sono le proprietà ottiche. Forse si riesce a raggiungere dei livelli di trasmissione o più che altro di trasmissione del fascio, in realtà loro fanno vedere di riflessione, molto bassi, ma delle applicazioni, diciamo, everyday life non la vedo molto, perché è una variazione tra una trasmissione di 0.01 a 0.0001 al nostro occhio non è visibile. Va bene, dai. Grazie. Prima tolgo il muto e poi provo a vedere se ci sono altre curiosità o domande dai presenti. Che sono stati numerosi, dunque grazie a tutti i presenti. Gabriele, sei ancora lì? Sì, ero in religioso silenzio. E io da parte mia ringrazio tutti i presenti e i tre professionisti, studenti di dottorato che stanno per concludere, che ci hanno raccontato delle cose bellissime. E Gabriele, se vuoi chiudere tu come copadrone di casa. Sì, vi faccio gli enormi complimenti, o forse it's better if I should speak in English because that's as I can understand me. I hope so. So my congratulations, because your explanation and your work was of all three of us was great. So great that actually I didn't understand most of the things you explained, but the value I think was absolutely clear to everybody who was here, was able to follow everything until the very end. I think the interesting thing will be the applications of all the stuff you have done so far, and then the application you will find in the industry and so on will be really interesting. So the next step will be much more interesting that the work done so far. So my congratulations and for the work done and the work you will do so far, so we do from now on. And so thank you again, and I hope that everybody was here connected today was able to appreciate and understand the possibility with this kind of long but deep path of the journey of the guys like the one. This is really important and a really high value that everybody should promote. So thank you for all the people that is still here and was had time to stay with us, and we'll see the video later in another moment. And let's hope to see you all at the next PhD Talent Day. Thank you very much to everybody. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Bye. 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 Bye.